10 anni di Pietrasanta in concerto. Il Festival Internazionale di Musica da Camera torna puntuale nell'estate della piccola Atene, anche quest'anno con un parterre di stelle del panorama internazionale. Tra queste, le sorelle Labeck, i cameristi del Maggio Musicale Fiorentino, il Jerusalem Quartet, i virtuosi italiani, Boris Berezovsky e l'immenso Salvatore Accardo. Si parte martedì 19 luglio. 13 concerti, oltre 30 solisti in scena, accompagnati da altrettanti ensemble, fino al 31 luglio tra il Chiostro del Sant'Agostino, La Rocca e, novità assoluta, il Pontile di Tonfano, la sera del 27 luglio. La musica di alto livello a Pietrasanta era un'esperienza che mai questa città aveva pensato, una sfida. Avevamo un po', diciamo così, di preoccupazione quando è iniziata, eppure c'è stata una cavalcata importante, 10 anni forti, ed è una fatalità perché l'abbiamo inventata 10 anni fa e oggi siamo ancora qua a festeggiare questo momento. E arriverà anche un secondo riconoscimento da parte della città di Pietrasanta, che ne pensa? Sì, è un grande onore, appena ho sentito oggi che ricevo anche le chiavi della città come per la cittadinanza onoraria, e quindi sono molto felice, sono molto contento e spero a livello di questa bella città. In occasione del decennale della rassegna, il direttore Michael Gutmann, già cittadino onorario, riceverà una seconda cittadinanza dal sindaco Massimo Mallegni, insieme alle chiavi della città.